Ciao ragazzi e ben ritrovati. Con questa lezione concluderemo il nostro approfondimento sugli Stati Uniti, in quale oramai siamo giunti più che a metà, nonché l'unità dedicata all'America come continente, occupandoci di una sintetica panoramica per l'America Latina. Mi anticipo, ma ve l'avevo già detto, non staremo a studiare singolarmente gli stati uno per uno, ma vedremo invece certamente di ripercorrere le caratteristiche fisiche della parte di continente, ma su questo già avete ampiamente studiato, e memorizzeremo almeno le basi della geografia politica, quindi quali stati vi sono nell'America Latina, quali sono le loro capitali e la loro posizione nella parte di continente. Ecco, ovviamente i programmi non ci consentono di approfondire la trattazione per i singoli stati, quindi semmai accenneremo soltanto ad alcune delle caratteristiche fisiche più significative e delle attrazioni più celebri dal punto di vista turistico, ma non andremo oltre a questo. Quindi diciamo che con questa lezione chiudiamo l'unità relativa all'America. Partiamo quindi dalla pagina 284-285 del vostro libro di testo, dedicato a un viaggio tra alcune delle località e diciamo, dei siti più interessanti. Vi dico subito che non li studiamo tutti, quindi faccio una breve selezione, prestate attenzione e concentratevi su quelli che vi segnalo. Il vostro testo nell'introduzione parla della Route 66, quindi partiamo da qui per vedere insomma di cosa si tratta, proponendo in questa doppia pagina una sorta di viaggio tra i siti più importanti degli Stati Uniti, parte proprio con ricordare questa highway, cioè questa autostrada, che fino alla metà degli anni 80 è stata in realtà la principale via per attraversare, lo vedete anche da questa carta, fisicamente gli Stati Uniti, dall'Illinois, in particolare da Chicago, capitale dell'Illinois, alla California, in particolare Los Angeles, nello specifico Santa Monica, che si trova appunto, in quest'area. Si tratta della celebre via, che permette il viaggio coast to coast, dalla costa, quindi dell'Atlantico, alla costa del Pacifico. Naturalmente oggi non è più l'unica autostrada che permette questo viaggio, anzi è stata, come ricorda il vostro testo, declassata, nel senso che non può sostenere per le sue dimensioni il traffico attuale, per cui è oggi diventata una rotta esclusivamente turistica. Senz'altro molto affascinante perché permette di attraversare luoghi assolutamente tipici di molti degli stati, sia dell'area est che soprattutto centrale e occidentale degli Stati Uniti. Ecco, qui vediamo un'altra immagine che naturalmente ricorda il tracciato. L'avrete anche intravisto prima nella fotografia che vi ho mostrato. Ecco, uno dei siti più affascinanti naturalistici degli Stati Uniti attraversati dalla Route 66 è la Monument Valley, che vi dico subito è l'unica alla pagina 284 che studiamo. Quindi leggete San Francisco e Los Angeles, che tra l'altro abbiamo già affrontato, di cui abbiamo già parlato, occupandoci delle megalopoli del Pacifico, però naturalmente concentratevi sullo studio della Monument Valley, di cui qui vedete una delle tante splendide possibili immagini. Cosa caratterizza questa vastissima area naturalistica, desertica, come vedete? Ecco, sicuramente queste formazioni molto originali, incredibili, queste colonne di pietra. Che cosa sono? Sono chiamati testimoni di erosione o mesas e sono di fatto quel che rimane di più ampie formazioni rocciose erose nelle migliaia di anni dagli agenti atmosferici e dal vento. Sono rimaste queste colonne che tra l'altro permettono di capire anche se studiate dai geologi le stratificazioni e la formazione geologica appunto di queste rocce e sono rimaste proprio perché composte da elementi particolari che rendevano la roccia più dura. Quindi nel corso dei millenni il resto della formazione rocciosa si è sgretolato, le colonne sono rimaste, quindi sono sagome inconfondibili che veramente noi magari nel nostro immaginario
nell'immaginario identifichiamo con il classico West, di fatto si trovano al confine tra lo Utah e l'Arizona, quindi siamo nel West, siamo nelle aree dove vivevano i nativi americani. Infatti, tuttora il vostro libro lo ricorda, la Monument Valley si trova proprio nella riserva Navajo ed è affidata a questi, diciamo, testimoni, tuttora abitanti in questa zona dell'antica, purtroppo in gran parte sterminata, popolazione Navajo, il compito di accompagnare i visitatori in quest'area. Di un'altra importantissima riserva naturalistica, molto diversa, questo ci dà anche direttamente la testimonianza di come numerosi e differenti siano, l'abbiamo già visto, i paesaggi, così come anche i climi degli Stati Uniti. Ecco, di cui si parla alla pagina 285, è il parco di Yellowstone che abbiamo già menzionato. Ecco, si trova anch'esso ad ovest, ma nel nord, e ha una natura molto diversa, ovviamente, dagli stati desertici del centro e sud degli Stati Uniti. Il parco di Yellowstone è tra l'altro il parco più antico, costituito negli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento, nel 1872, occupa con la sua estensione tre stati. Non è obbligatorio che voi vi ricordiate, sono il Wyoming, l'Idaho e il Montana, ma potete anche semplicemente collocarlo geograficamente, questo mi interessa di più. Quali sono le caratteristiche per cui è noto? Oltre naturalmente alla fauna caratterizzata soprattutto dagli orsi bruni, che diciamo l'orso Yogi è di fatto come personaggio dei cartoni animati nato come orso, se voi ricordate, se lo conoscete, che abita nel parco di Yellowstone, tanto per intenderci, i bisonti, quindi insomma la tipica fauna che un tempo caratterizzava gli Stati Uniti e che in molte aree non esiste più. Oltre a ciò, vi è sicuramente il fenomeno dei geyser. Vedete un'immagine spettacolare, ma ve ne sono tante, di un geyser, cioè di questo getto di vapore acqueo ad altissime temperature che fuoriesce dalla crosta terrestre in superficie. I geyser sono appunto questi fenomeni geotermici, che si manifestano con questi getti di vapore, ma anche sorgenti spesso di acqua calda, che immergono dagli strati più profondi della Terra, per cui insomma è senz'altro una delle caratteristiche fisiche più peculiari di Yellowstone. L'altro sito importantissimo che dovete studiare nella pagina 285 è Washington DC. Washington, sapete, l'abbiamo già visto, è la capitale degli Stati Uniti e del distretto di Columbia, che appunto è la sigla DC, distretto federale, che è diciamo il piccolo territorio su cui si trova la capitale stessa. Qui vedete la Casa Bianca, che voi sapete, la residenza del Presidente degli Stati Uniti, perché a Washington si concentrano i luoghi istituzionali delle autorità per eccellenza, la Casa Bianca, appunto, il Campidoglio che si trova su una collina, Capitol Hill, appunto, Campidoglio che è la sede del Congresso americano. Il Congresso, come sapete, è il Parlamento degli Stati Uniti. E questo grandioso edificio che sembra un tempio greco, infatti, è costruito in puro stile dorico, che è il Lincoln Memorial, e cioè il monumento a memoria del presidente Lincoln, Abraham Lincoln, che voi avete senz'altro studiato, che sapete essere presidente, durante la cui presidenza è stata abolita, la schiavitù negli Stati Uniti. All'interno del Lincoln Memorial si trova naturalmente la grande statua monumentale del presidente. È un luogo istituzionale molto importante per la storia degli Stati Uniti, anche perché qui, come ricorda il vostro libro, si tenne il celebre discorso del 63 di Martin Luther King. Qui vedete Martin Luther King proprio davanti alla statua di Lincoln. E qui un'altra immagine del celebre discorso I Have a Dream, per voi sapete la lotta per ottenere l'uguaglianza della popolazione nera, dei diritti dei neri americani rispetto ai bianchi, voi sapete costò la vita a Martin Luther King. Ecco, qui vedete l'altra prospettiva sul fondo, il Campidoglio. Dopo questa panoramica, il vostro testo alla pagina 286, studierete solo questa, si concentra sull'economia degli Stati Uniti. Ne abbiamo già indirettamente parlato. Quello che possiamo dire è che è senz'altro una delle economie più forti del mondo, l'abbiamo già tante volte detto, sia nei termini di PIL che nei termini di ISU. Ecco, i tre settori sono tutti fortemente sviluppati, nonostante la crisi del 2008 abbia portato un grande arresto nel secondario, ma soprattutto nel terziario, da dove è partita, soprattutto nel comparto finanziario e bancario.
Questo è un po' un prospetto degli impiegati nei tre settori. Naturalmente ricordiamoci che per il primario l'agricoltura è comunque molto avanzata, estensiva nelle grandi pianure centrali, intensiva per una serie di produzioni specifiche e le risorse nel sottosuolo, quindi sempre nel primario come estrazione, sono molto ricche, sia a livello di gas naturali che di altre risorse, dal carbone al petrolio. L'industria naturalmente ampiamente sviluppata in tutti i settori, ma quella che più colpisce è l'alta tecnologia, l'informatica, l'industria aerospaziale, NASA, Apple, Google, sono settori diversi, ma appunto dall'aerospaziale a tutto ciò che riguarda la produzione di telematica e di informatica, naturalmente siamo ai massimi livelli. Naturalmente non dimentichiamoci che anche gli Stati Uniti procedono ampiamente alla delocalizzazione della produzione nei paesi dove la manodopera è a basso costo, in particolare verso l'America Latina, che è geograficamente più vicina, ma anche nel sud-est asiatico. E non dimentichiamoci anche la presenza ingombrante delle multinazionali, di cui abbiamo molto parlato, soprattutto riferendoci alle monoculture del Sud America. Nel terziario, naturalmente, tutto ciò che ha a che fare con la borsa di Wall Street, il settore bancario e ovviamente le attività di borsa a livello globale, quindi non soltanto legato agli Stati Uniti, è fondamentale da ricordare. Quindi c'è stata questa crisi nel 2008, ma c'è stata poi un'ampia ripresa e voi sapete il dollaro è anche la moneta di riferimento per la misura del PIL internazionale, per cui questo vi dà ovviamente il senso del peso degli Stati Uniti nell'economia mondiale. Alla pagina 286 vi cita anche il Nasdaq come mercato azionario, ma voi non studiatelo, potete anche soltanto leggerlo, ma interessa che ricordiate la borsa di Wall Street che abbiamo già citato. Qui vi lascio una mappa che potrete rivedere anche fermando il video con una serie di riferimenti ai problemi legati all'economia statunitense, intesi come sfruttamento a livello mondiale e ai punti di forza su cui naturalmente vi lascio riflettere. Andiamo a questo punto, ragazzi, concluso il discorso sugli Stati Uniti, alle pagine 298-299, che sono le ultime che vi assegno da studiare, sull'America meridionale, naturalmente fisica e politica. Dal punto di vista fisico, riprendiamo molti degli elementi morfologici della parte sud del continente che conoscete, di questo ampissimo cono che naturalmente si estende nell'emisfero sud, passando tra l'altro da latitudini molto diverse, per cui si va dalle coste caraibiche fino alla Terra del Fuoco, la Patagonia, che è la punta più estrema meridionale, è bagnata, lo sapete oramai, dall'Oceano Atlantico a est e dall'Oceano Pacifico a ovest. La zona costiera è molto compatta a ovest, proprio per la presenza della cordigliera delle Ande, per un buon tratto, mentre nella zona della Terra del Fuoco, risulta molto più frammentata, come vedete. Molto compatte le coste anche a est, tranne che nella zona dell'estuario del Rio delle Amazzoni, dove si trova tra l'altro qui in tutta quest'area la foresta amazzonica, che è la più grande foresta pluviale, il polmone verde del nostro pianeta. Quali sono le caratteristiche essenziali? Vabbè, quelle che naturalmente vedete indicate alla pagina 298 vanno tutte studiate, quindi conosciamo la grande altura della cordigliera delle Ande, in particolare studiamo il nome della Aconcagua, che è il monte più alto, che è quasi 7000 metri. Ricordiamoci la presenza delle isole Galapagos che si trovano qui al largo dell'Ecuador a cui appartengono. Mentre per quanto riguarda i fiumi e i laghi più importanti sono quelli appunto citati nel specifico paragrafo alla pagina 298, per cui abbiamo il Rio delle Amazzoni nella parte appunto nord e il Paraná, che qui non vedete indicato, ma che si trova appunto parallelo all'Uruguay in questo tratto, che scorre in Argentina, mentre il Rio delle Amazzoni in Brasile. I laghi più significativi sono il lago Titicaca qui sulle Ande e il lago Maracaibo in Venezuela. Per quanto riguarda gli stati, voi dovete conoscerli ed identificare dove si trovano, studiarne la capitale, quindi delle tabelle alla pagina dedicata vedete soltanto le capitali. Vi suggerisco di studiarle per ricordarle in base alla posizione rispetto al versante. Ricordiamoci che Bolivia e Paraguay sono gli unici due stati che non hanno accesso all'oceano e che la Colombia invece è lo stato che ha coste sia sull'Atlantico che sul Pacifico. Ricordatevi anche naturalmente la presenza della Guyana francese.
e delle già citate isole Falkland, quindi territori europei rispettivamente, Francia e Regno Unito. Vi saluto e alla prossima lezione. Ciao!